La signora Prefetto Triolo, grazie della presenza e del lavoro incessante che anche le prefetture fanno sul territorio assicurando l'ordine, la sicurezza, lo stato sul territorio, quindi grazie davvero per le attività, come ringrazio tutti i responsabili delle strutture operative, delle forze di polizia, le nostre forze armate e ovviamente tutti i rappresentanti istituzionali. Qua abbiamo, come dire, una carrellata, ma anche su questo direi dopo. Però oggi è una giornata di festa, una giornata di festa per i volontari, insomma, giustamente è la festa loro, è la festa vostra. E credo che a Gian Massimo Boeri bisogna dirgli un grazie per aver dedicato una vita agli altri. E credo che questa sia la cosa più bella che si possa dire ad una persona che ha veramente forgiato poi le nuove leve e la sua presenza, la sua capacità ha portato poi fondamentalmente a questo. Perché faccio questo ragionamento? Perché vedete, per me è importante essere oggi qui, perché chi ha una responsabilità di gestione di livello nazionale, quindi in qualche modo coadiuva il governo insieme ai presidenti delle regioni a fare delle scelte che poi rimangono sul territorio e devono essere prese dal territorio, io credo che la cosa più importante sia ascoltare il territorio. E allora, siccome qua è stata fatta una storia, no? Si parte dal 94, l'anno che ha, come dire, è diventato un punto di partenza per il sistema piemontese, ma io direi per il sistema nazionale. Dal 94 è partito il nostro sistema di allertamento nazionale sul rischio idraulico idrogeologico, dal 94 è partito l'organizzazione del volontariato di protezione civile. Il 94 è stato un anno importante, e il 94 è stato un anno importante partendo dal Piemonte. E allora, come si è costruito questo sistema? Si è costruito sulle idee di qualche illuminato, fatemene citare uno per tutti, Presidente Giuseppe Zamberletti, che era quello che a Roma immaginava il percorso, ma immaginava ascoltando il territorio. Lo ha immaginato partendo dall'esperienza del territorio. Allora noi, in maniera molto, molto più modesta, molto, a dir lunga più modesta, che abbiamo la responsabilità, come dire, di raccogliere l'eredità e pensare al sistema del domani, dobbiamo condividere l'approccio, cioè partiamo dal territorio. Quindi la mia presenza qui è non solo per dirvi grazie, ma per capire se la direzione che noi stiamo immaginando per il futuro è la direzione giusta. Se no corriamo il rischio di scrivere delle robe che poi non si realizzano perché il sistema, la gente e il territorio va da un'altra parte. Quindi io veramente vi ringrazio. Ho motivo poi di ringraziare la Regione Piemonte perché in questi ultimi anni è stato veramente trainante, cioè fatevene una ragione, ci sono degli elementi trainanti in tutto. La Regione Piemonte è un elemento trainante, è un elemento trainante nel volontariato, non è a caso il primo coordinamento provinciale, è un coordinamento provinciale piemontese di Cuneo, non a caso abbiamo, lasciatemi salutare l'assessore Icardi, una sanità piemontese che comunque si sta anche nel sistema di protezione civile. Ieri eravamo ad una importante manifestazione dove la sanità piemontese diventa un punto di riferimento europeo. E come protezione civile un saluto affettuoso, un ringraziamento caloroso a Marco Gabusi perché è un punto di riferimento nel nostro sistema di protezione civile fatto dai livelli regionali, al di là ovviamente dei presidenti e del presidente. E non posso dire un collega, lui è un assessore, io non sono, diciamo, un'autorità politica, ma è veramente un punto di riferimento perché ci si confronta molto direttamente, come ha detto lui, molto schiettamente su quelle che sono le problematiche del territorio e cerchiamo insieme, per quanto possibile, di dare una risposta. Quindi per me oggi è stata, come dire, una giornata di formazione, vogliamo chiamarla così, venire sul territorio e capire quanto sul territorio c'è e quanto buono c'è sul territorio che noi dobbiamo fare nostro e poi riportare nelle esperienze, come dire, che ci attendono, che saranno esperienze difficili,